Ciao a tutti, il mio nome è Lenia. Oggi parleremo di Occhio al Trucco, la rubrica che andrà in onda ogni lunedì. Oggi qui con noi c'è Cristina. Ciao! Allora, oggi vedremo gli errori del make-up che ha fatto Cristina. Dammi una mano. Lo faremo. Questi sono i trucchi di Cristina. Allora, possiamo vedere i fondotinta, i prodotti per gli occhi, la crema e i rossetti. Allora, qui abbiamo esposto solamente i trucchi che Cristina ha usato per realizzare questo make-up. Torniamo ora, al trucco di Cristina e andiamo a vedere gli errori e le cose giuste che ha effettuato nel suo make-up. Allora, mettiamo due mollettine così scopriamo bene il viso. Allora, già adesso possiamo vedere che il fondotinta che ha utilizzato è, diciamo, della giusta tonalità, però sul collo non è uniformato bene. L'occhio invece è leggermente all'ingiù e lei, mettendo la matita dentro e sotto l'occhio, quindi l'ha marcato ancora di più. Mentre per quanto riguarda la bocca, il colore non è eccessivamente forte, però per un trucco con una matita nera metterei un lucida labbra. Adesso possiamo procedere con il trucco fatto da me. Per quanto riguarda le persone che ci ascoltano da casa, potete scriverci appunto su Facebook, per mail, e potete chiederci se utilizzare trucchi che voi portate da casa o volete essere truccati con i miei trucchi professionali. La crema che sto utilizzando è di colore verde perché va comunque a coprire le imperfezioni rosse. Ma la crema è importante come base. Sì, la crema è fondamentale. Per una pelle come quella di Cristina, il fondotinta adatto è quello fluido, quindi quello che usiamo tutti i giorni. E andiamo a cominciare dalla fronte. Come si fa a evitare l'effetto maschera? Allora, l'effetto maschera lo possiamo evitare semplicemente con la spugnetta per il fondotinta. Va steso dal basso verso l'alto, quindi così. E poi una cosa fondamentale che non fa mai nessuno è mettere la cipria in polvere, che toglie l'effetto lucido e fissa appunto il colore del fondotinta senza che vada via durante la giornata. Adesso per spandere bene il fondotinta facciamo un leggero massaggio con le mani. Per quanto riguarda il correttore, c'è una cosa molto importante da dire. Solitamente, da come si fa quando si va in profumeria, si prendono dei correttori che sono più chiari dell'occhiaia. È sbagliatissimo. Bisogna trovare il colore complementare dell'occhiaia. Quindi Cristina, guarda in alto, ha le occhiaie leggermente tra il violaceo e il rosso, il complementare appunto del viola e il giallo, del rosso e il verde, quindi noi andremo a mischiare questi due colori. Quindi tendenzialmente al verde, quindi questo e questo. Li mischiamo con il fondo. Va fissato con una cipria appunto in polvere. L'effetto inizialmente sembra troppo bianco, però poi continuando a passare il pennello va via. Questo serve solo appunto per fissare il fondotinta e togliere l'effetto . Mettiamo un po' di fondotinta anche sulla palpebra mobile. Prima, quando ho struccato Cristina, con la salviettina, come avete potuto vedere, non sono passata appunto a struccare sotto l'occhio, perché voglio farvi vedere una cosa. Molte volte quando ci si strucca con la salviettina, appunto, si passa, ma poi aprendo e chiudendo l'occhio, automaticamente la matita nera va a ricolare giù. Quindi,
Una volta che avete messo il fondotinta, appunto, avete messo il vostro correttore e tutto quanto, riprendiamo una salviettina, appunto questo è un rimedio proprio all'ultimo secondo, guarda in alto, lo impugniamo così, di modo che noi andiamo a strofinare solo quella parte dell'unghia e facciamo una correzione quasi perfetta. Normalmente questo passaggio non lo facciamo, però magari può capitare che anche nel ritocco di un trucco ci sia la matita appunto che cola. E la nostra base è fatta. Mi dici quale colore vorresti? Ma io generalmente non uso gli ombretti. Okay. Quindi, non lo so, pensavo qualcosa di colorato, tipo un rosso, un verde. Sugli occhi. Consigliami allora, tu. Ovviamente un colore rosso sugli occhi andrebbe ad appesantire tantissimo il trucco. Possiamo fare un trucco che vada sui toni sempre del bianco, crema e grigio. Tutta una sfumatura. Andiamo a fare appunto sull'occhio una base chiara. Come sempre quando prendiamo il colore, lo scarichiamo, mettiamo su tutta la palpebra mobile un colore neutro. Andiamo appunto a delineare la parte che vogliamo alzare e la sfumiamo dall'esterno verso l'interno, dando dei colpetti prima con la punta e poi con il resto del pennello. Quanto tempo ci vuole generalmente per fare un trucco così, anche per farlo un po' più velocemente? Allora, i tempi, diciamo, base per comunque realizzare un trucco sono minimo 20 minuti, mezz'ora. I trucchi veloci comunque si vedono, i trucchi sofisticati anche. Andiamo a dare il punto luce qui, sotto l'arcata sopraccigliare. Allora, nelle prossime puntate vi potrò illustrare dei trucchi più semplici o anche più sofisticati, poi questo me lo direte voi in base alle vostre richieste. E potremo effettuare anche trucchi da sera, trucchi per una festa importante, trucchi giorno, quello che volete. Allora, la matita va messa così. A differenza di come si pensa che vada tirata l'occhio così, non va bene, perché così andiamo appunto a fare una bordatura che nel momento in cui viene lasciato l'occhio diventa tutta sbafata. Invece si alza la parte dell'occhio